Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia camera da letto, come avrete intuito dal titolo, e in più vi farò vedere anche la cabina armadio. La cabina armadio è una cosa che non ho mai fatto vedere neppure su Instagram, perché è molto piccola e anche se non lo è sembra disordinata perché è troppo piena. Comunque ho deciso di farvela vedere lo stesso e spero che non vi spaventiate, però va bene, fa parte della mia camera e quindi ve la farò vedere. Ok, allora questa è l'entrata. E questa è tutta la stanza. Appena si entra, sulla sinistra ci sono queste due bacheche, adesso ve le faccio vedere meglio. Allora, questa con il mio fidanzato, eccola qui, con tutte le nostre foto, bigliettini, eccetera. Poi qua abbiamo questa foto grande. E poi qui sotto tutte le mie foto da sola, alcuni sono lavori, mentre invece altri sono viaggi o comunque ricordi. E sì, ci sono praticamente solo io, tranne questa foto qui con mia mamma e quest'altra con i miei fratelli, e poi c'è la piccola Keira. Poi spostandoci in qua invece c'è la scrivania e ci sono altre foto, io sono ossessionata dalle foto. Qua sotto invece c'è un'altra foto con il mio ragazzo, la Polaroid, una G, questi pulcini. Qui ho questa bottiglia del mio compleanno che ha un tastino che fa illuminare l'etichetta, per quello l'ho conservata. Qua invece ci sono i post-it, io normalmente quando studio mi scrivo le cose nei post-it e poi tipo riempio la parete, adesso ce ne sono solamente 4 e tra l'altro alcuni riguardano solamente i programmi di studio che mi sono fatta, però normalmente ho tipo tutte le definizioni scritte qua sopra. Poi qui ho un'altra bacheca con le foto con tutte le mie amiche. Vi faccio vedere meglio, e altri bigliettini, cose del genere. Questa è una medaglia invece di mio papà, e qui c'è questo Mac che in realtà è molto vecchio, quindi non lo uso quasi più, ogni tanto ci faccio qualcosina, ma nulla di che, anche perché l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ho comprato il MacBook Pro che è qua dentro assieme al suo caricatore. E invece quella rosa, questa qui è una cassa. Vabbè, questa è la stampante, quello è il telecomando invece della televisione. Quindi diciamo che questa è un po' tutta la zona che vi ho appena fatto vedere, così. E manca solo la parte qua sotto in cui io tengo i libri dell'università. Qua sopra ho proprio quaderni, dispense, eccetera. Mentre invece nel piano di sotto tengo altri libri che magari leggo per, così, per piacere. Anche se in realtà io tendo molto ad eliminare i libri dopo averli utilizzati, che siano dell'università o meno, li faccio sparire. Ok, proseguiamo con il giro. Allora, qui sotto io tengo questo cubo che serve sia a sedersi che a contenere cose. Principalmente io ci metto dentro tutto ciò che non so dove mettere per mantenere un po' di ordine. E poi vabbè, a fianco c'è la mia borsa, quando torno a casa la appoggio sempre lì io. Poi qui c'è il mio letto, eccolo qua, e tutta questa parete che vi piace tanto. È una carta da parati, adesso ve la faccio vedere meglio da vicino. È una carta da parati tipo un po' in vellutino, non so se riuscite a vedere, e c'è questa frase di Oscar Wilde: "Illusion is the first of all pleasures". Mi piaceva moltissimo, l'avevo vista a Roma in un bed and breakfast e l'avevo voluta anche io. E qui c'è una mia foto gigantesca, perché per chi non l'avesse capito sono un pochino egocentrica, quindi ho deciso di mettere questa foto gigante che mi ha regalato mia mamma sopra la testiera. Ok, passiamo all'ultimo lato della stanza, che è questo qui con lo specchio. Ora vi faccio vedere meglio lo specchio, eccolo qua. E bellissimo, mi piace tantissimo, io volevo proprio una cosa del genere e mia mamma l'ha trovato, non mi ricordo dove sinceramente, penso tipo alla Maison du Monde, l'ho ordinato da internet e io ho scelto di non appenderlo perché boh, mi piaceva così. Poi qui vabbè abbiamo il cavalletto, questa è la cuccia di Keira,
E qua c'è la televisione che non so se avete presente, è di quelle che hanno il braccio dietro così, e così si può guardare da varie postazioni, diciamo. Qua c'è la ring light e qua invece c'è la terrazza che adesso vi faccio vedere. Se riesco, sì, che in realtà non è solo mia, cioè si congiunge al soggiorno. Ok, adesso vi faccio vedere la cabina armadio che è qui. Come potete notare è fatta su misura per me, cioè la porta è veramente bassissima e adesso vi faccio vedere. Questa è una tenda. Ora accendiamo la luce. C'è una luce un po' bruttina in realtà, però ci accontentiamo. Qui tengo tutte le cose per i capelli, quindi cerchietti, forcine, cose varie. Mentre invece, vabbè, qui ci sono le cinture, io non ne ho neanche tante perché non mi fanno impazzire. E qui invece tengo tutti i miei gioielli, vi faccio vedere così. Braccialetti, vabbè, anche di queste cose sono un po' piena, quindi ce le ho un po' ammassate, però vabbè, pazienza, mi organizzerò meglio. Poi qui invece ci sono un po' di campioncini dei profumi e un bel po' di balsami labbra perché io sono ossessionata. E poi vabbè c'è una crema mani che torna sempre utile. Invece in questa cassettiera ci sono cose varie tipo biancheria, magliette, top, cose da palestra, c'è un po' di tutto, ogni cassetto ha una sezione diversa di cose. Mentre invece, vabbè, qui ci sono le scarpe che non ci stanno nella scarpiera perché questa è la scarpiera, ora vi faccio vedere. E queste sono tutte le scarpe, tacchi, stivaletti, tronchetti, c'è un po' di tutto. E queste sono quelle che non entrano all'interno della scarpiera. Adesso stavo pensando tipo di mettere una mensolina qui sopra e magari metterci queste scarpe, ma in realtà non so neanche se basterebbe, quindi boh, vedremo. Poi qui invece ci sono tutte le borse, sono un po' ammassate, me ne rendo conto, ma non sapevo dove metterle e comunque quelle più pregiate, diciamo, sono all'interno delle loro bustine o scatolette, quindi sono al sicuro. Vabbè, qui dentro ho dei sandali estivi, poi c'è una borraccia, invece qui tengo tutti i jeans, qua ho gli shorts, poi dietro ci sono le gonne, gli shorts non in jeans, poi qui ci sono jeans colorati, diciamo, qua ci sono i jeans chiari, altri jeans colorati, anzi questi sarebbero i jeans neri, solo che ce ne sono un paio che sono fuori posto, dovrebbero andare qui. E qui dietro ci sono invece i jeans, quelli blu scuro. Qui invece ho tutte le varie giacche, camicie, giubbottini di jeans, tutte cose leggere perché io faccio il cambio di stagione, quindi adesso ho tutte le cose più estive, diciamo. Qui sopra ho un po' di cose messe a caso, cioè tipo gonne che non sono riuscita ad appendere o cose che preferisco tenere al chiuso. E qui invece vi faccio vedere... Non so neanche come farveli vedere perché questa cabina è molto piccolina, quindi non riesco ad allontanarmi più di tanto. Ho tutti i vestiti, gonne, abiti da sera, tutte le cose che voglio appendere le metto qui. E non hanno un ordine preciso, cioè tipo non sono in ordine di colore, sono semplicemente raggruppati per appunto gonne, top, cose da sera e sono tutte queste cose qua. Solo estive ovviamente perché come vi dicevo prima io ho un sacco di roba e quindi faccio il cambio di stagione. Sotto i vestiti invece ho ciabatte, pantofole, cose di questo genere. Mentre invece sopra qui ho qua gli occhiali da sole, tutti gli occhiali da sole. E invece più in qua ho tutti i cappelli, solo estivi perché quelli invernali adesso li ho ritirati. E a questo punto possiamo uscire dalla cabina armadio, direi. Siamo arrivati
arrivati alla fine di questo video, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un like e continuate ad iscrivervi al mio canale. Nell'info box vi lascio i link ai miei social, così potete seguirmi anche lì. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della mia camera, se vi è piaciuta o meno, e cosa potrei modificare, togliere, aggiungere. Insomma, fatemi sapere un po' il vostro punto di vista. Io intanto vi saluto. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.